Oggi, nel 2024, sta succedendo una cosa molto speciale durante l'8 marzo, perché è contemporaneamente Mahashivaratri, la grande notte di Shiva, e allo stesso tempo in Occidente è la festa della donna. Che connubio interessante! Allora ho pensato, ma perché non farci un podcast su una puntata del podcast su Festa della donna e Mahashivaratri. Cosa verrà fuori? Lo scoprirete tra pochissimo. Sigla. Ciao, sono Thea. Sono una cantante spirituale, scrittrice e yogini e ti do il benvenuto a Mantra Vibes, un rifugio di crescita personale, risveglio di coscienza e yoga spirituale. In questo podcast esploreremo le saggezze millenarie per trasformare in meglio la nostra vita quotidiana e diventare la versione migliore di noi stessi. Ti auguro buona meditazione e buon ascolto. Eccoci, una nuova puntata di Mantra Vibes per celebrare una grande festa, che ancora non è una vera festa perché i diritti delle donne non sono naturalmente rispettati, valorizzati come dovrebbero. Ancora siamo un po' lontani dall'equilibrio, però giorno dopo giorno ci stiamo avvicinando a delle situazioni sempre migliori. Chiaramente viviamo in una società in cui il maschilismo, l'idea di patriarcato, soprattutto nell'ambiente lavorativo, nell'ambiente della coppia, nell'ambiente della famiglia, ancora si sente tantissimo. Però, a piccoli passi, appunto, alcune grandi donne stanno facendo la differenza, stanno con coraggio portando avanti ideali diversi, stanno con coraggio portando avanti anche stili di vita diversi. Controcorrente, diciamo, grande differenza rispetto agli stili di vita propinati alle donne nel passato. Quindi è interessante, siamo in una fase di cambiamento, di transizione, i giochi sono tutti da fare e guarda caso oggi, in questi giorni, è stata la festa della donna e Mahashivaratri insieme. Io questo connubio lo trovo veramente interessantissimo, perché prima di tutto la filosofia dello yoga da sempre, anche e soprattutto per quanto riguarda le festività, segue fasi lunari, quindi ogni anno la festa di Mahashivaratri cade un giorno diverso e il fatto che quest'anno cada proprio l'8 marzo mi ha ispirata, perché proprio vedo un cambiamento in corso e Mahashivaratri, la grande notte di Shiva, ricordiamo Maha vuol dire grande e Shiva è Shiva, la trasformazione consapevole positiva che nello yoga è il simbolo principale del culmine della pratica yogica. Nel momento in cui noi viviamo lo yoga, trasformiamo consapevolmente, positivamente tutto quello che accade intorno a noi. E quindi Shiva è un grande simbolo di emancipazione spirituale, di indipendenza, abbondanza, ma allo stesso tempo totale completezza in se stessi. Questo è il grande potere di Shiva, che è capace di stare da solo sull'Himalaya per centinaia di anni ed essere in contatto con il cosmo, no? E quindi questa idea dell'ascetismo attivo, cioè sono un asceta, ma sono attivissimo nel mondo, anche se non mi vedete con i due occhi. E quindi Shiva è proprio Avadut, in sanscrito Avadut vuol dire colui che basta a se stesso, colui che è completo in se stesso, è un simbolo proprio importante. E nello yoga questo punto d'arrivo è fondamentale perché vuol dire liberarsi dagli attaccamenti, liberarsi dalle negatività, liberarsi da tutta una serie di orpelli materialistici che invece di favorire la nostra evoluzione la rallentano. Ed è interessante questo connubio tra la festa della donna e Mahashivaratri. Ratri in sanscrito vuol dire notte,
notte, la grande notte di Shiva. E in queste notti, specialmente quest'anno l'8 marzo, ma anche le notti vicine all'8 marzo, quindi il 7, l'8, il 9, il 10, sono tutte delle notti molto molto potenti collegate a questa energia di Shiva, a questa energia di cambiamento che secondo molte tradizioni spirituali è un po' come il punto culmine dell'anno. Mahashivaratri è sentita tantissimo. E quindi io l'ho visto come un messaggio, un invito per le donne specialmente, di diventare, assorbire, lasciarsi ispirare dalla figura di Shiva. Siamo ormai in una società che ci sta richiedendo un capovolgimento totale dei valori con cui siamo cresciute da bambine, con cui siamo abituate a relazionare essendo donne. E adesso siamo davanti a una società che, per esempio, per chi è nato negli anni 80, negli anni 70, ma anche negli anni 90, si ritrova in una società che ha valori completamente diversi, completamente nuovi. E trovare un equilibrio rispetto a ciò in cui credevamo, in cui quando eravamo bambini, quando eravamo bambine, e la realtà di questa società che ha avuto un grande cambiamento, un grande sprint verso nuove direzioni che ancora stiamo capendo dove porteranno, è motivo di grande meditazione per molti di noi. E quindi tutto quello che è la figura della donna, il modo in cui la donna relaziona nella comunità, il modo in cui la donna sogna se stessa all'interno della vita, nella società, è molto cambiato e va armonizzato. E quindi aver visto queste due feste vicine le vedo proprio come un grande stimolo per la donna ad assorbire le qualità di Shiva. La spiritualità spesso viene trascurata in quello che si chiama empowerment, cioè si pensa che quando si parla di empowerment, potenziamento, si parli di qualcosa che riguardi il business. Invece l'empowerment in inglese è proprio il miglioramento della condizione in cui stiamo vivendo su vari livelli. E se si parla di empowerment femminile, cosa che io sento molto in questo periodo della mia vita, e se vogliamo associarla, questa energia di empowerment, con l'energia di Shiva, vediamo proprio che quello che viene richiesto alla donna è il bastare a se stessa, il diventare indipendente in un modo in cui non è mai stata. Se noi entriamo in un negozio di giocattoli, troviamo tutta l'area maschile dei bambini, che sono giochi, costruzioni, e tutti i giochi in cui viene potenziato, diciamo, il talento, no, del maschietto che si mette a giocare, e l'azione, no, l'azione conscia, l'azione come gioco, ma anche come stile di vita, che poi viene con l'atto ripetuto del gioco viene messo come imprinting nella mente del bambino. Invece, se entriamo nel reparto femminile, notiamo che i giochi per bambine sono tutte collegati a casa, famiglia, bambini, accudire, è tutto un altro mondo, no? È difficile trovare dei giochi da bambina che potenziano i talenti della bambina al di là della mamma, della moglie, della Barbie. E questa è una riflessione che ha fatto una criminologa italiana. E un giorno ho visto un suo reel e ho detto: caspita, è vero, è proprio così. E quindi anche il nostro immaginarci nella società è stato molto condizionato da quello che ci è venuto, quello che ci hanno propinato quando eravamo piccole, no? E quello che viene richiesto oggi alla donna è un capovolgimento degli stessi valori in cui è stata immersa da piccola.
E questo porta a uno shock, ma allo stesso tempo è una grande opportunità, perché quelle Barbie, quei giochi con le case, coi bambini che ci propinavano da piccole, forse non manifestano tutto il potenziale femminile possibile, no? E quindi è interessante essere in questa nuova epoca in cui con fatica, con coraggio, ma anche con delle opportunità che una volta non c'erano, la donna è portata a una nuova visione di se stessa che vada a superare tante immagini, visioni e valori che pensava fino a poco tempo fa la sua strada, no? Perciò è molto interessante in tutto questo, in questa atmosfera, no, di questi ragionamenti, vedere la figura di Shiva, un concetto, un'energia, una presenza che stimola l'essere umano a diventare sempre più forte in se stesso. Ma come? Stimolando la qualità di armonia tra maschile e femminile in sé. Questo balance, questo equilibrio tra maschile e femminile porta l'essere umano a manifestare una energia di pace mentale che lo aiuta nella sua vita ad essere indipendente, forte, consapevole e non dover ricercare la parte opposta, l'altra metà della mela ideale, perché poi alla fine l'altra metà della mela è sempre temporaneamente l'altra metà della mela, la maggior parte delle volte, no? Quindi questa metà della mela è un po' da rivedere, però noi idealmente pensiamo così, ma non dobbiamo cercare l'altra metà della mela per bisogno, per disperazione, cosa che invece siamo abituati molti di noi a fare, ma per condivisione, per voglia di condividere il meglio che c'è, il meglio di te e le opportunità della vita, quindi diventa qualcosa di speciale, di bello, non un mendicare vicendevolmente qualcosa che l'altro non ha. Quindi la figura di Shiva stimola a ricercare in te ciò che ti manca, perché tu hai un potenziale infinito e quel potenziale infinito può essere espresso attraverso la meditazione, lo yoga, uno stile di vita di autoanalisi, di filosofia proprio profonda applicata su di te e anche su tutta una serie di esperienze in cui tu scegli di metterti con un'attitudine spirituale. E questo per le donne in questo momento storico è utilissimo. E quindi che cosa sono arrivata a pensare? Che nell'empowerment femminile, nel prendere la posizione nuova che le donne sono destinate a prendere, per non rischiare di perdere la bellezza di essere donna e di non mascolinizzarsi, di non passare dalla parte opposta, ma di esprimere il meglio della donna in questa nuova condizione di indipendenza, senza diventare dei maschi o il peggio dei maschi, ma essendo sempre donne, sempre femminili, ma indipendenti, un ruolo fondamentale ce l'ha la spiritualità. Ce l'ha la spiritualità. La spiritualità spesso viene trascurata nelle discussioni sull'empowerment. È una componente invece vitale dell'essere, specialmente quando si vuole potenziare l'essere. E mi è piaciuta molto una frase di una maestra spirituale chiamata Marianne Williamson che dice: "Il nostro compito più profondo è la trasformazione della nostra coscienza, attraverso la quale il mondo esterno rifletterà i nostri stati più elevati di grazia." Quindi ora più che mai, in cui socialmente viene richiesto alla donna di essere totalmente diversa da come è cresciuta, come valori, come cultura, come immagini, come ideali a cui eravamo sottoposte sin da bambine, ora più che mai questa frase ci può essere d'aiuto. Il nostro compito più profondo è la trasformazione della nostra coscienza, attraverso la quale il mondo esterno rifletterà i nostri stati più elevati di grazia. Questa è una bellissima opportunità. Il periodo storico che stiamo vivendo è una bellissima opportunità.
E una cosa molto importante nella vita di una donna oggi, ora più che mai, è in modo spirituale, quindi con la consapevolezza di questa trasformazione di coscienza che sta arrivando, che sta succedendo a livello collettivo e individuale per quanto riguarda l'essere donna, è una trasformazione, un upgrade importante, è proprio la visione spirituale dell'indipendenza economica. L'indipendenza economica per una donna è fondamentale. E un attivista per l'istruzione, premio Nobel per la pace, che si chiama Malala Yousafzai, ha spiegato: non possiamo avere successo quando metà di noi, quindi intende le donne, no? Metà di noi donne, è trattenuta. Tutto quello che riguarda la questione soldi, la questione economia, la questione indipendenza economica, per le donne spesso è un tabù, è un problema, perché siamo sempre state allevate, no? Anche dai nostri genitori, ma anche da una visione un po' storica, no? Nella vita di una donna, che qualcun altro se ne deve occupare, o comunque non è nostro compito, ma non perché noi non vogliamo farlo, ma semplicemente non ci riguarda, no? È un po' un tabù. Invece oggi come oggi, specialmente se vogliamo risvegliarci, dare un imprinting al mondo diverso, dare un esempio al mondo in cui viviamo diverso, è necessario essere libere. E spesso nelle relazioni, nella vita di una donna, uno dei maggiori deterrenti della sua libertà è l'economia, la sua indipendenza economica. Spesso molte donne, ancora oggi, ci sono delle statistiche imbarazzanti a riguardo, sono trattenute in relazioni, situazioni di vita difficili, soprattutto perché a livello economico non sono indipendenti e quindi non riescono a fare certi passaggi, non riescono a prendersi certe libertà. Perciò questa frase a me piace tantissimo: non possiamo avere successo quando metà di noi è trattenuta, perché bloccare la nostra parte di indipendenza economica vuol dire bloccare la nostra capacità di azione, la nostra scelta indipendente su dove dirigere le energie, su cosa fare con le nostre energie, poiché tempo, energia e denaro si equivalgono. Quindi ora più che mai, in questa nuova visione dell'energia femminile, non più patriarcale, non più maschilista, non più succube dell'energia maschile in questo modo non sano, è necessario sviluppare nella mente della donna proprio una visione diversa sull'energia denaro e vedere questo empowerment, questa presa di posizione positiva per quanto riguarda l'azione, i soldi, l'economia, l'attivismo appunto nella propria vita, è come una grande rivoluzione spirituale che parte dal cuore, che parte dallo spirito, che parte da questa energia che si vuole muovere in noi e fuori di noi attraverso le energie e le risorse che questo mondo materiale ci dà, per portare dei cambiamenti nella società, per portare dei miglioramenti nella società in cui viviamo. E se noi siamo in grado di sostenere i nostri progetti, le nostre idee e creare delle realtà virtuose in base ai valori che noi sentiamo giusti, quello è una grande cosa. Oltre all'indipendenza economica, c'è da mettere in discussione anche l'indipendenza emotiva, che è un'altra dimensione della vita della donna che a livello, diciamo,
storico è sempre stata un po' delimitata, no? Dal contesto familiare, relazionale. Infatti, molte donne, per sentirsi vive, hanno bisogno di avere qualcuno vicino. Quasi, se guardiamo le statistiche, ma basta guardare i nostri amici, una donna sola ancora oggi fa più fatica di un uomo da solo, ma quando queste donne parlano si sente proprio che quella difficoltà viene da dei condizionamenti culturali e sociali a cui siamo stati abituati e abituate sin da bambine. Perciò non è un reale problema di quella donna lì, capisci quello che voglio dire? Cioè non è un problema che le donne hanno qualcosa in meno e quindi non riescono a stare da sole senza una relazione. No, è che siamo abituate a pensarci non sole, che siamo sempre vicino a qualcuno. Però va tutto bene se quel qualcuno è giusto per noi, ma se quel qualcuno non è giusto per noi, non va più bene quel tipo di modo di pensare. Noi dobbiamo star vicino a qualcuno quando ne vale la pena, stare vicino a qualcuno quando ci dà un valore aggiunto alla vita. E quindi anche questo aspetto nella figura di Shiva è molto sviscerato, perché egli vive sull'Himalaya, è completamente autosufficiente e condivide la sua energia nel momento in cui c'è qualità, nel momento in cui ne vale la pena. Non per bisogno disperato o comunque per un condizionamento mentale che per forza bisogna stare con qualcuno, no? Quindi questa energia di Shiva che si sposa con l'8 marzo è molto bello per le donne. È tutta una costellazione di eventi molto interessante, molto simbolica per la nuova direzione che stanno prendendo le donne di oggi. E quindi anche questa indipendenza emotiva è molto molto importante. Un'indipendenza emotiva che viene dalla guarigione emotiva. E soprattutto questa guarigione emotiva passa dalla capacità di sviscerare la nostra storia personale, emancipare l'amore per noi stessi e fare tutto questo attraverso il coraggio di vivere secondo ciò in cui crediamo veramente. Quindi, quando noi leggiamo la nostra storia di vita con degli occhi evolutivi, quando noi vediamo le mancanze che abbiamo avuto come degli stimoli per essere migliori, quando noi allarghiamo gli orizzonti e non ci chiudiamo in un piccolo cerchio, no? Piccolo e asfissiante, ma apriamo la mente per amare noi stessi meglio, allargando gli orizzonti della nostra vita e dandoci anche delle possibilità di stimoli diversi, ecco lì iniziamo a creare quel processo di guarigione emotiva che ci permette di nutrirci di bellezza, di avere sempre più coraggio nel portare avanti le nostre idee e ad essere finalmente indipendenti, non sole, indipendenti, e condividerci con coloro con cui ci sentiamo veramente in affinità. Perciò questa festa di Mahashivaratri e la festa della donna mi sembra una meravigliosa coincidenza che fa dell'8 marzo, poi il numero 8, 8 infinito, no? È 3, il marzo numero 3, di Shiva si parla sempre come colui che ha Triambakam, colui che ha i tre occhi aperti. Quindi io vedo in questa meravigliosa congiunzione un invito per le donne. Cara donna, apri i tre occhi e vivi secondo la tua autenticità. Vi auguro una meravigliosa vita piena di gioia e pace.
Grazie per aver ascoltato il podcast. Se ti è piaciuto, salvalo oppure condividilo con qualcuno che senti che ha bisogno di ascoltare queste parole. Se vuoi approfondire lo yoga spirituale e i mantra, seguimi su Instagram come Thea Mantra oppure vai sul mio sito www.theacrudi.com. Ho scritto libri, registrato album con i mantra che puoi anche ascoltare qui su Spotify. A presto! Om Shanti Om. Ovunque pace.